Posso? Buongiorno, sono Michele Minichino, mi interesso di infrastrutture critiche all'Enea e qui ho sentito parlare di un progetto molto interessante, che anzi due progetti europei nell'ambito mediterraneo, uno è Plain Solair e l'altro è Desertec. Qui si parla di 700 miliardi di euro entro il 2020 e 7 gigawatt, se ho capito bene, di energia trasportata con metodi innovativi. Ecco, volevo capire un attimino qual era il possibile aggancio tra queste cose che si fanno in Europa e cose equivalenti che si fanno in ambito del Mediterraneo in Italia, se ce ne sono, e l'aggancio al tavolo menzionato prima presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività che vedono poi implicati anche gli enti, diciamo, di ricerca italiani, istituzioni e quant'altro. Credo che siano 70 gigawatt che in realtà in realtà si tratta di progetti che secondo me sono progetti vetrina, cioè il periodo di costruzione doveva essere 12 anni, ne sono passati 3 e nulla sta succedendo. Le infrastrutture sono gigantesche perché si tratta di costruire tutta una nuova rete di elettrodotti che in corrente continua, quindi si tratta di progetti enormi. Ovviamente si rifanno in parte al vecchio progetto Rubbia, no, dell'Enea, quindi che in parte è stato realizzato in Sicilia, quindi niente, in sostanza niente di nuovo, tranne l'aspetto sistemico, tranne il fatto che riguardano ampie regioni e richiedano la partecipazione di molti attori. Non so se questo risponde un po' alla sua domanda. Quello che so è su questo non ho informazioni precise. So che è stato realizzato un tavolo per il Plan Solaire per definire il ruolo dell'Italia nel Plan Solaire, che però si è in qualche modo è stato rallentato proprio per il rallentamento del Plan Solaire stesso, quindi non ci sono stati ulteriori sviluppi. Per il tavolo penso di poter dire qualcosa. Il tavolo, pur essendo stato ideato appunto dal sottosegretario per la difesa, onorevole Cossiga, è stato posto presso la presenza del Consiglio dei Ministri proprio perché questo tavolo non vede la difesa come unico motore, cioè l'iniziativa, la proposta di consolidamento, di deframmentazione può venire da qualsiasi attore. Qualora questa iniziativa vedesse delle esigenze in Italia di consolidarci, di renderci più capaci di coordinarci con altri attori, io ritengo che il tavolo potrebbe essere un perfetto strumento per questo tipo, perché il tavolo è aperto, è un tavolo dove entrano iniziative da più parti, dal mondo industriale, dal mondo di dicasteri, università, ricerca, difesa, eccetera, e può essere benissimo un punto da portare. Non abbiamo molte di queste realtà in Italia. Il fatto che sia la Presidenza del Consiglio è proprio perché si vuole dare questa posizione di primus inter pares, in cui qualsiasi attore non è dipendente dagli altri, non va a casa di qualcun altro. Sono Lorenzo Nardelli di Finmeccanica e vorrei chiedere al generale Magrassi, ha parlato di indirizzo politico alla base di un sistema che tenda ad integrare le capacità operative presenti nel Paese. Se all'interno di questo indirizzo politico ritiene che sia importante inserire anche un sistema che tenda a orientare e a definire in maniera corretta l'export, cioè le esportazioni di quei prodotti e di quelle capacità tecnologiche che noi andiamo in qualche modo a progettare, costruire, integrare sia a livello nazionale che internazionale. Grazie. Sicuramente in questo settore la nostra industria nazionale è veramente brava, perché opera in una nazione che non è portata per supportare l'export alla difesa, per tante ragioni storiche. Noi siamo molto forti in una gamba che è correttamente esistente, che è quella della legge 185-90, che tutela il fatto che non si esporti con criteri che non sono corretti della nostra visione democratica. Ma sicuramente se ci poniamo di fronte ad altre nazioni come gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra, nel campo del supporto dell'esportazione delle componenti tecnologiche, ormai bisogna parlare di questo, e della
per quelle componenti che non rientrano appunto nella 185, parliamo di quelle che sono regolamenti espumabili, sicuramente la nostra nazione in questo settore ha bisogno di un maggior coordinamento, di una deframmentazione, perché spesso le iniziative di supporto sono, sono diciamo sporadiche, sono, sono isolate. La difesa svolge il suo compito, però spesso si accorge che magari nello stesso momento in un paese il Ministero dell'Istruzione sta lavorando, il Ministero della Sanità sta lavorando e non coordiniamo. Io penso che il modello di deframmentazione del tavolo potrebbe essere tranquillamente applicato anche al settore dell'esportazione, anzi sarebbero le altre due gambe che è necessario creare proprio per creare quella stabilità almeno a tre gambe del sistema che altri paesi hanno e sono molto forti in questo appunto. Bene, ora la domanda, il Presidente della Commissione Ambiente D'Alì aveva una domanda da fare, se qualcuno gli porta anche un microfono, grazie. Chiedo scusa, più che una domanda ho una considerazione da fare. Credo che al di là del fatto che la politica non si deve muovere sull'emotività ma su emergenza e strategia, è chiaro che il problema energetico si ripropone oggi come oggi in maniera sempre più pressante. La Commissione Ambiente del Senato ha più volte, forse un po' ereticamente dal punto di vista degli ambientalisti, affermato che il nucleare è una delle strade importanti da perseguire e al più presto. A questo si aggiunge anche il fatto che non possiamo andare a inseguire mega progetti sulle rinnovabili fuori dal territorio nazionale, perché riproporremmo le difficoltà strategiche che oggi si stanno presentando. Quindi credo che sulle rinnovabili, tra l'altro, va aperto ancora una volta un file di approfondimento, perché per fortuna da questo punto di vista la ricerca sta producendo sensibili progressi soprattutto sui coefficienti di rendimento del fotovoltaico, per cui io credo che sul territorio nazionale noi dobbiamo cercare di insistere quanto più per autoprodurre energia. Non è, è un fatto anche economico, quando ascolto centinaia e centinaia di miliardi che si vorrebbero spendere forse più dai produttori di tecnologia industriale che non dai possibili consumatori, che anche il progetto Desert Tech è tutto basato sulla spinta dell'industria tedesca che non sulla possibile utilizzazione, perché sappiamo poi che ancora la differenza di costi tra il costo perché questo piano energetico possa avere un equilibrio sicuramente migliore di quello che non ha per ora. Sappiamo che siamo al 90% per ora dipendenti da energia prodotta fuori dal territorio nazionale. Grazie Presidente D'Alì. C'era il dottor Querza che voleva fare un'autodomanda, immagino. No, una cosa che era stata chiesta prima, ma adesso c'è questa questione energetica, solo una battuta. Forse il tanto criticato accordo con la Russia in materia energetica, in qualche modo possiamo immaginarlo anche una clausola di controassicurazione per quello che sta avvenendo attualmente in Libia e anche con altri fornitori, diciamo, quindi però a parte questo, no, sulla prevedibilità che era stata invocata degli eventi, però parliamo di due cose diverse, macro e micro, perché a livello macro è chiaro che è una pentola che bolle prima o poi esplode, e questo in pochi ovviamente lo dubitavano, però chi deve decidere deve sapere il quando, deve sapere il come, deve sapere in quali paesi e perché non in altri, quindi perché in certe aree e non in altre, perché si trasmette per contagio ad alcuni paesi e non ad altri, quando finirà e soprattutto a chi giova. Cioè, tutto questo noi non riusciamo a gestirlo, e forse è normale che non riusciamo a gestirlo come processo diciamo decisionale e di supporto alla decisione. Sempre rimanendo a livello proprio di grandi discorsi sul qui prodest, è chiaro che tutto ciò che accade e accadrà converrà alle potenze regionali, visto che l'Unione Europea non è da annoverare tra le potenze regionali rimaste sono la Turchia e l'Iran. Quindi io credo che una delle cose interessanti per noi è verificare se le due potenze regionali sopravvissute ed emergenti o di ritorno, quanto avviene, aumenterà la collaborazione tra di loro che timidamente si è avviata o li porrà in contrapposizione. Questo credo che sia una delle questioni chiave, perché il rapporto poi turco-iraniano è estremamente ambiguo, è fonte di collaborazioni spinte in tema energetico ma anche fonte di molti doppi giochi. Ecco,
come queste accelerazioni cambieranno le quello che sta accadendo, cambieranno le relazioni bilaterali turco-iraniane, io credo sia una delle questioni chiave che poi ci faranno anche dare una valutazione finale di tutto il processo. Grazie. Altre domande? Un attimo, più che una domanda è una testimonianza, è una prospettare una situazione che si sta creando. Io sono Ivan Corea e rappresento la NAPI Pesca, l'Associazione Nazionale Autonoma dei Piccoli Imprenditori della Pesca, cioè la piccola pesca. Vengo anche da Lampedusa e la testimonianza è questa. Nel 92-93, quando iniziavano i primi sbarchi, con la cooperativa di Lampedusa facevamo per conto delle forze dell'ordine controllo sui mari e allora arrivavano 6 o 7 immigrati per ogni imbarcazione e con il prefetto e il questore di Agrigento proponemmo all'amministrazione di allora di costituire un posto di polizia di frontiera a Lampedusa che nel giro di 6-7 giorni avrebbe rispedito, bloccando ovviamente i flussi successivi, questi immigrati immediatamente. La situazione che si sta creando invece adesso è che è una grave crisi nella crisi, dove la pesca delle coste del sud d'Italia è bloccata da regolamenti europei e 1071 famiglie in questi giorni si vedono negare il diritto al lavoro che gli procura con una pesca di 60 giorni il reddito di 6 mesi, oggi sono quelli che devono accogliere questo flusso, questa massa di flusso di migrazioni, di migranti che provengono anche da situazioni che non garantiscono nessuna sicurezza sociale. Questa è la segnalazione. Grazie. La ringrazio. Come dite voi che avete studiato, tempus fugit, il tempo fugge, c'è l'ultimo intervento del professor Margelletti e poi dopodiché vi ringrazio tutti. Prego. Buongiorno a tutti, sono Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali. Mi diverte molto da analista di relazioni internazionali il fatto che tutti dicano era una cosa così facile, l'avevamo previsto tutti. Nella realtà dei fatti i miei committenti sono rimasti sostanzialmente tutti molto sorpresi, quindi evidentemente nella disseminazione delle informazioni c'è qualcosa che non va. Volevo fare una domanda all'ammiraglio Branciforte in virtù delle sue pregresse esperienze. Volevo sapere se lei ritiene politically correct che l'attuale architettura dell'intelligence community nazionale sia adeguata per rispondere alle sfide presenti e future che ci troviamo davanti. La ringrazio. Se mi dice no comment lo prendo. No, è fuori tema. È fuori tema. Grazie, quindi, fuori tema. Se dicessi no comment sarebbe molto comprovato. Non mi sarei mai aspettato che un funzionario dell'intelligence risposta migliore. Lo dovrei chiedere ai diretti responsabili. Grazie. Bene. Vi ringrazio tutti, è stato direi molto interessante, grazie e arrivederci.